l'organico potenziamento che, ribadisco, ha valenza solo per quest'anno scolastico, perché il vero piano triennale dell'offerta formativa verrà, diciamo, deliberato dal Collegio Docenti entro il 15 gennaio, e lì ci si augura che appunto le richieste specifiche di scuola possano essere basate su una classe di concorso in particolare, in modo da poter realizzare in maniera totale il piano dell'offerta triennale che verrà appunto delineato in quel momento. Ma oltre a questo, dicevo, i colleghi docenti sono chiamati, qualcuno l'ha già fatto, qualcuno lo deve ancora fare, a scegliere i membri del comitato di valutazione, che è cambiato rispetto al passato. Infatti questo comitato è composto da 7 membri, 3 dei quali sono i docenti, 2 scelti dal collegio dei docenti e uno scelto dal consiglio istituto di ogni singola scuola. Poi ci sono 2 genitori per la scuola primaria e la scuola media, mentre per la scuola superiore c'è un genitore e un alunno scelti dal consiglio istituto, c'è il dirigente e c'è una persona esterna scelta dall'USR che dovrà in qualche modo appunto integrare il comitato di valutazione delle singole scuole. Cosa deve fare questo comitato? Ha una duplice funzione. La prima è di stilare i criteri secondo i quali poi il dirigente dovrà distribuire il bonus di merito che verrà dato alle singole scuole. A livello nazionale ci sono 200 milioni complessivamente da distribuire a circa 8.500-9.000 scuole, quindi grosso modo possiamo dire che ci saranno, non per ogni scuola, mediamente dai 15 ai 18.000 euro quanto a questo capitolo. I criteri verranno stabiliti da ogni singola scuola sulla base però di quello che dice la legge, cioè si deve andare a vedere 3 aspetti della professionalità di un docente. Il primo aspetto riguarda le sue competenze didattiche e disciplinari e la produzione all'interno del suo percorso di lezioni di materiale didattico che possa migliorare appunto la qualità dell'insegnamento. Il secondo criterio è legato ai risultati degli alunni di ogni singolo insegnante, quindi si va a vedere come la sua didattica ha avuto risultati o meno, e il terzo criterio riguarda il fatto di aver nel corso dell'anno avuto gli incarichi organizzativi all'interno delle singole scuole. Si vede subito che i primi 2 aspetti sono molto soggettivi e saranno molto difficili da andare ad analizzare, a trovare il modo per poterli misurare e quantificare. Il terzo è un po' più facile, per questo motivo che in molte realtà ci stanno arrivando questa tendenza che si preferirà optare per quest'anno il terzo criterio rispetto ai primi 2. Altra cosa che la legge dice, questo è molto molto grave, è che il bonus di merito avrà accesso soltanto ed esclusivamente chi è di ruolo. I docenti precari, pur avendo eventualmente le 3 caratteristiche richieste dalla legge, essendo precari si è totalmente esclusi da questo bonus di merito, e questo ovviamente si inserisce nel solco del passato, dove si discriminava i docenti a tempo determinato da quelli a tempo indeterminato, che è il motivo per cui la sentenza della Corte Europea ha condannato lo Stato italiano per appunto abuso di questo tipo di contratto e per non aver ragionato nella stessa maniera per chi ha lo stesso lavoro ma ha diversi diritti, appunto. L'altra valenza di questo comitato di valutazione è quello solito, che riguarda appunto la valutazione dei neoimmessi ruoli che dovranno a fine anno un percorso che porterà appunto al riconoscimento del ruolo. Quindi il comitato, prima erano valutati soltanto dal dirigente, da colleghi della scuola, invece adesso in questa valutazione rientrano anche i rappresentanti esterni, e quindi andrà modificato il percorso che porta appunto alla conferma del ruolo.